Simone, apri! E Simone ti fa una missitina, Giglio! La folle e lucida genialità di Antonio Rezza e l'arte figurativa di Flavia Mastrella illuminano lo sciapitò di Piazza Gradenigo. Non è bastata la forte pioggia di domenica sera a scoraggiare il pubblico di Pitecus, uno degli spettacoli di punta della rassegna Trani sul filo, portato in scena dallo storico sodalizio artistico, premiato con il Leone d'Oro alla carriera durante l'ultimo Festival di Venezia dall'ormai lontano 1995. La scenografia è essenziale, composta da tili colorati che scorrono su un'asta, diventa abito e protesi corporea di Rezza, che dà vita a personaggi e situazioni inverosimili grazie ad un linguaggio e ad una mimica che non hanno eguali nel teatro contemporaneo. La comicità risiede nelle sfumature, nelle allusioni, nelle alterazioni di senso evocate dall'artista attraverso una sequenza mirabile di personaggi miseri e meschini, abitanti di un mondo assediato dal qualunquismo, dai pregiudizi e dai luoghi comuni. Si ride e si riflette su un'involuzione della specie che appare inarrestabile, che rende Pitecus uno spettacolo sempre attuale, nonostante la distanza di oltre 20 anni che lo separa dal suo concepimento. Cazzi, 36 cazzi? Basta invertire l'ordine dei fattori per farla divertire di più. Trani sul filo non si ferma con Rezza e Mastrella, ma prosegue questa sera con i pasticceri della compagnia Orsini, interpretati da Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. Domani sera sarà la volta di Charlot in primo piano, con le musiche del compositore Mirko Lodedo. La rassegna prosegue nel fine settimana con le nuove esibizioni della compagnia Il Grito. Sabato sera va in replica Scratch and Stretch. Nel pomeriggio di domenica, Love is in the Air racconterà i retroscena della vita di un giocoliere, mentre a partire dalle ore 21 nello Chapiteau di Piazza Gradenico ritorna la magia di Johann Sebastian Zirkus. Trani sul filo, quest'anno è stata la rassegna natalizia che l'amministrazione ha pensato per la città. Siamo all'anno zero, ma per come sta andando e per come già è andata sicuramente verrà riproposta per l'anno prossimo. Grande successo, spettacoli uno più bello dell'altro, l'invito e a tutta la città, ma anche i tanti turisti che in questi giorni sono in città, a partecipare, a venire fino a 6 gennaio. Trani sul filo vi aspetta. Potrei studiare, i libri stanno là, io sto qua, ma perché devo essere io a fare il primo passo?